Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, anche oggi inizio questo video completamente struccata perché andremo a fare uno dei nostri esperimenti. Questa volta ho fatto shopping sul sito Wish, già avevamo parlato di questo sito in precedenza, oggi però mi sono concentrata proprio sul make-up. E quindi il 13 di dicembre dell'anno scorso praticamente ho fatto quest'ordine, al che adesso che siamo già... i primi di marzo, penso che quello che mi è arrivato e quello che non mi è arrivato non mi arriverà mai a questo punto perché sono passati praticamente 3 mesi. Quindi, e tra l'altro è curioso perché la consegna prevista era tipo a fine gennaio, quindi vabbè, io ho aspettato fino ad oggi 4 marzo e quello che mi è arrivato dopo tipo già 3 settimane, forse un mesetto, forse un mesetto, una settimana, una roba del genere, quindi non ci hanno messo tantissimo i prodotti che sono arrivati. Il problema è che diverse cosine invece non sono arrivate. Io volevo fare una full face con i prodotti make up di Wish, questo non sarà possibile perché adesso vi dico esattamente quello che manca il fondotinta, manca la terra, manca il blush, manca la palette di ombretti e la matita occhi. Queste cose non sono mai arrivate. Io so che comunque, così mi avete detto voi almeno, mi avete tranquillizzata l'ultima volta dicendo: guarda Nicole, se anche qualcosina non ti arriva tu scrivi a Wish e loro comunque ti rimborsano. Quindi proverò sicuramente a fare questa cosa perché, appunto, ripeto, ormai penso che quello che mi deve ancora arrivare non mi arriverà proprio. Sarebbe interessante capire dove vanno a finire queste cose che non ti arrivano mai. Quindi oggi faremo questa full face di make up di Wish, ma le cose che non mi sono mai arrivate le sostituirò con altre. Quindi, visto che questa è stata la mia esperienza su questo sito per quanto riguarda il make up, mi sembra giusto farvelo sapere e raccontarvi esattamente com'è andata. Tutto il resto però del make up è arrivato, quindi direi di iniziare dal primo prodotto che io ho ordinato e che effettivamente è arrivato, ed è il Blur Primer, ed è un primer che va a minimizzare l'aspetto delle rughe, dei pori dilatati, eccetera. Devo dire la verità, non avevo capito che si trattasse tipo di un mini size di un campioncino, però logicamente, avendolo insomma pagato così poco, praticamente pagato solo la spesa di spedizione, appunto non potevo aspettarmi insomma tantissimo prodotto, però magari non è male, vediamo un po'. E vado ad applicarlo sul naso, guance e mento. Allora, è super super unto, tipo, e ha uno strano odore, un po' di plastica tipo, ma non mi sembra poi così malaccio a sentirlo sul viso. Se la videocamera oggi collabora, grazie. E non sembra così male, forse lo... sì, un pochino unto, ma vedremo com'è il risultato. Io qui avevo ordinato un fondotinta che si chiama Foera, non so pronunciarlo, il font ricorda un po' la scritta di Sephora, almeno a me, e avevo ordinato questo Liquid Matte Foundation, Flawless Full Coverage Foundation, avevo ordinato questo fondotinta che tra l'altro... cioè, praticamente per pubblicizzarlo qui accanto usano immagini di youtuber, tipo la prima e la terza, le conosco, sono youtuber inglesi entrambe, no, una australiana, l'altra inglese se non sbaglio, e quindi mi fa ridere perché sicuramente non stavano pubblicizzando questo fondotinta. Però io l'ho ordinato, il problema è che non mi è mai arrivato, quindi utilizzerò un fondotinta mio, insomma, il mio fondotinta da tutti i giorni. Come correttore ho preso questo Seis Lady Ultra Pigmented Lightweight Liquid Concealer Dark Circles Invisible Cover Concealer Smooth Flawless Concealer. I nomi di Wish sono veramente, cioè cercano di infilarci dentro tutte le parole possibili e immaginabili in modo da avere più parole chiave, in modo da avere più click ovviamente per vendere più prodotto, però mi fa ridere perché hanno tipo 3 righe di nome. Comunque il correttore è questo, il pack non sembra male, devo dire la verità, e il prodotto in sé nemmeno, nel senso che la confezione è carina, c'è questo dettaglio rose gold con gold, c'è questo dettaglio in oro rosa con la scritta anch'essa in oro rosa, e poi il prodotto
si presenta così. Credo di aver, tra l'altro per il fondotinta avevo preso due tonalità, non mi è arrivata manco una comunque, di questo invece credo di aver indovinato la tonalità, per andare sul sicuro ho preso la 01 naturalmente, mi sembra abbastanza chiaro. Adesso andiamo a vedere invece come si comporta steso. Anche questo ha un odore un po' strano, ma in realtà molti prodotti di make up hanno un odore strano, quindi insomma non è poi così inconsueta come cosa. Allora, a vedersi non sembra male, non sembra male. Vado a sfumarlo. Wow, è anche parecchio coprente, infatti credo di averne messo troppo, anzi decisamente ne ho messo troppo. Peccato che il sottotono sia un po' giallino, di solito sulla parte attorno agli occhi preferisco un sottotono rosa nel make up, perché nella base o comunque nel correttore, perché mi aiuta a togliere il colore delle occhiaie, neutralizzarlo. Non immaginavo fosse così coprente, devo dire mi ha stupita, non è male. Poi come cipria ho trovato questa, che è la Smooth Loose Oil Control Face Powder Makeup Concealer Beauty Highlighter Mineral Powder, sempre questi nomi lunghissimi, ed ha 4 stelline su 5 con quasi 6500 reviews, quindi deve essere super popolare e top. Questa è la cipria che ci è arrivata, il brand è Fana ed è praticamente come sulla pubblicità, insomma sul sito, a parte che l'etichetta qui è un po' storta mentre sul sito ovviamente era dritta. Comunque ho preso la tonalità 01, è in polvere libera, quindi vado a metterne un po' sul tappino. È bianca, io ho preso la tonalità numero 1 ed è, cioè, è bianchissima. Spero che vada bene e di non ritrovarmi veramente pallidissimissimissima, che non mi sembra una cipria traslucida. Cioè, ne ho preso veramente pochissimo e praticamente non se ne va. Non so come sarà, la passo sulla mano un po' prima, così, ok. Andiamo a passarla su tutto il viso, ho sporcato tutto. Poi, come terra, ho preso la... 2017 New Style Music Flower Brand Bronzer Powder Blush Blusher Makeup Palette Bronzer and Highlighter Contour Shading Powder. Anche questa 4 stelline su 5, 430 review, quindi anche questa dovrebbe essere strepitosa e super popolare. Non mi è mai arrivata. Poi come blush avevo scelto questo 11 Colors Blush Soy Milk Matte Red Bead High Quality Blush Face Makeup, due volte makeup, così tanto per. Anche questo 4 stelline su 5, il colore mi sembrava carino, 337 reviews, e quindi anche questo non è mai arrivato, quindi anche qua andrò ad usare un blush della mia collezione. Poi come base occhi ho trovato questa Says Lady Highly Pigmented Eyeshadow Primer 6ml Base Waterproof Professional Cosmetics. Anche questa un sacco di reviews, un sacco, insomma 4 stelline su 5, quindi ho pensato che fosse, ma perché non sono mai fuoco? Quindi ho pensato che fosse un buon primer. Questo è il packaging, è molto carino, devo dire. Anche questo credo sia non un campioncino ma un mini size, niente da dire. Comunque il primer è trasparente, che è un po' inusuale per i primer occhi, ma insomma non necessariamente, ed è appunto long lasting, dovrebbe essere long lasting, quindi... Oh, strano, anche questo ha la pompetta, di solito mi aspetto sempre il... tipo il pennellino, boh, non lo so, comunque c'è la pompetta, ma andiamo a stenderlo sulla palpebra. È quasi come se fosse uno di quegli ombretti che devono fare l'effetto bagnato, no? Ecco, assomiglia un sacco a quegli ombretti lì, perché non... cioè, dalla consistenza non mi sembra un primer occhi, mi sembra più un primer per il viso. Boh, magari mi sbaglio, magari è fantastico, vediamo. Comunque strana la consistenza. A questo punto naturalmente dovremmo passare agli ombretti. Questa era la palette che avevo scelto, la Soft Glam Eyeshadow Palette Pigment Matte Shimmer Glitter Metallic Shadow of Eyeshadow Palette Blush Makeup Charm. Bellissima, ho scelto quella marroncina con gli arancio. Il problema è che anche questa non è mai arrivata dopo 3 mesi, e quindi
vado ad usare una mia palette di ombretti. Rimane come bagnata sull'occhio, però sembra che il prodotto lo appiccichi per bene. E non si vedono nemmeno le righette di fondotinta che si erano, o di correttore, che si erano create nella palpebra. Quindi devo dire che, insomma, l'applicazione non è male, il risultato non sono male. Onestamente il fallout non è nemmeno così male, non c'è tantissimo prodotto che mi sta cadendo sotto l'occhio, quindi devo dire che la base tiene, per adesso almeno tiene molto molto bene. Poi come matita avevo scelto la Two Peaks Fashion Makeup Eye Cosmetics Colorful Pigment Long Lasting Waterproof Eyeliner Pencil in colore nero. Volevo andare a segnare sia la rima interna superiore che inferiore, non mi è mai arrivata nemmeno questa, quindi passeremo direttamente all'eyeliner, che invece è arrivato ed è il Two Peaks Slot Black Liquid Eyeliner Pen Plus Cat Eyeliner Template Card Stencils Makeup Tool Set. E mi è arrivato questo eyeliner, il brand è May Create ed è effettivamente un eyeliner a pennarello, proprio come c'era scritto sul sito. Eccolo qua, è... ha anche una punta, sembra abbastanza rigida e quindi dovrebbe essere abbastanza semplice da utilizzare. Vediamo. Devo dirvi che l'eyeliner non mi dispiace per niente, è stato abbastanza facile da usare, la punta era bella sottile e il tratto bello nero pieno, quindi devo dire che mi è piaciuto molto. Poi come mascara ho scelto questo 4D Silk Fiber Lash Mascara e poi ci sono altri 100 nomi che non mi va più di leggere. Questo è il mascara che mi è arrivato. Allora, è inserito all'interno di questo coso che sembra quasi un porta assorbente e voilà. Questo invece è il mascara, non mi sembra male. Secret Express Control, c'è scritto Makeup for Season, non so se riuscite a leggerlo, mi sa che anche sulla scatola c'era scritto. Eccolo qua, effettivamente ricorda un po' il font del brand Makeup Forever, qui invece hanno scritto Season. Comunque, vediamo un po' com'è applicato sulle ciglia. Lo scovolino è gigantesco, letteralmente enorme, e il prodotto è... oh mio Dio, ci sono davvero le fibre o è il prodotto ad essere così gommoso? Allora ragazzi, la consistenza è strana, mi ricorda un po', io perderò le ciglia a forza di usare roba strana sulle ciglia, mi ricorda un po' quello che abbiamo testato qualche giorno fa con le fibre, non il mascara, cioè non le fibre in sé, ma il prodotto che andava applicato prima, quel gel, perché è anche questo è gommoso, sfilaccioso come quello e fa, oh mio Dio, no vabbè, l'effetto che ha sulle ciglia non mi piace, è troppo acquoso, troppo gel, cioè è tipo un gel e lascia questi residui strani sulle ciglia e non le volumizza per niente, è abbastanza disastroso. Proviamolo su quelle sulle ciglia sotto e vediamo com'è. Troppo pastosa per poter funzionare, ovvero se ne applichi troppo istantaneamente ti ritrovi le ciglia piene di grumi e sì, devo dire che, cioè, ok, le volumizzo sicuramente, però voglio dire, sono veramente brutte, quindi non lo promuoverei questo mascara, non mi piace affatto. A questo punto ci manca solo il rossetto e quello che ho scelto è questo Ultra Matte Sexy 12 Colors e bla 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 bla. Questo ha addirittura 115.890 reviews, quindi deve essere una cosa, cioè... il prodotto più top che esista su Wish, a quanto sembra, e io ho scelto la tonalità 01, che dovrebbe essere un nude. Questo il packaging ultra matte. Il prodotto si presenta così, non è male, devo dire, come packaging, e il colore mi sembrava un pochino meno rosato a vederlo in realtà sul sito, ma non ha nessuna importanza. Allora, oddio, mi sa che mi sono colorato un po' il naso, e ha un odore che non è male, tipo di bubblegum. Wow,
cioè è super super coprente. Allora, sicuramente è super pigmentato, mi sono un po' pentita di aver preso questa colorazione, che non sono sicura mi stia così bene, sinceramente, perché sa un po' di maschera, boh, non lo so, non mi sconfifera tantissimo questa colorazione, mi sembrava meno rosato e meno neon dal sito, tra l'altro si è formata questa brutta linea qua sopra, di là c'è Denver che piange, non so se lo sentite. Comunque effettivamente diventa matte questo prodotto, però appiccica tantissimo le labbra e a vedersi non è male, cioè se ti piace questa colorazione, a me non piace, però se ti piace questa colorazione non è male, solo che è super super, cioè non so se si nota, ma si incollano proprio le labbra, quindi è un pochino strano. Comunque, questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto, abbiamo testato quanti più prodotti Wish possibile, purtroppo non sono arrivati tutti, ma quelli che sono arrivati li abbiamo testati. Fatemi sapere che cosa ne pensate vedendoli nelle immagini qua sotto nei commenti, fatemi sapere anche se avete già acquistato su Wish, se avete acquistato, avete acquistato del make-up, se sì, com'è andata, se no, che cosa avete acquistato, quindi fatemi sapere, e la mia esperienza direi un ni alla fine. Alcuni prodotti mi sono piaciuti, altri decisamente meno, altri non sono arrivati, quindi così così. Devo contattare il servizio clienti e vedere se mi rimborsano, ma mi auguro di sì. Per adesso questo è stato il mio journey con Wish. Io vi mando un bacio grandissimo mia family e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!